Devo dire che siete molto impegnati, molto compatti, date un'idea di grande impegno. E questo aiuta voi, aiuta anche gli altri vostri compagni. Il secondo giorno, come previsto, infatti io non ho dovuto cambiare la scaletta, che avevo concordato con Luisa, sorgono gli impedimenti, cominciano a sorgere i primi impedimenti. Quasi tutti nei colloqui hanno denunciato sonnolenza, torpore, pigrizia. E questo è da contratto, è previsto, cioè non è niente di eccezionale, succede tutte le volte in un ritiro che si arriva da una vita di relazione molto intensa, ma lavorativa, familiare. Con ritmi accelerati, con scambi anche frenetici, poi si arriva qua, i ritmi cambiano, non si è più padroni del proprio tempo, non si può più fare quello che si vuole all'ora in cui si vuole, la mente collassa, praticamente arriva il torpore, arriva l'intorpidimento della mente, la sonnolenza tipicamente, con qualche eccezione costituita dal contrario, che è l'agitazione. Magari uno non riesce a dormire per tutta la notte o si agita sul cuscino, eccetera, eccetera. Sono tutti stati mentali previsti dalla pratica. E se non vengono riconosciuti prima e trattati poi, di fatto bloccano il progresso. Perché, per esempio, il nome Pali di impedimenti, questi vengono proprio chiamati impedimenti o ostacoli. Il nome Pali è Nivarana, che significa porta chiusa. Di fatto questi sono una porta chiusa alla conoscenza. Cioè, una volta che sono presenti e non vengono riconosciuti, la mente è bloccata lì, non va avanti. E questo blocco può durare non solo ore, ma anche giorni, ma anche settimane, ma anche mesi per chi fa ritiri lunghi. Un continuo avvitamento su se stessi, insomma. Si vedono sempre le stesse cose, si fanno sempre le stesse cose, subentra la noia, subentra la frustrazione, e la pratica non va avanti. Tuttavia, da un altro punto di vista, gli impedimenti sono anche un grande aiuto. Sono addirittura considerati oggetto di meditazione nel quarto fondamento della consapevolezza. Dunque, il Satipatthana Sutta è un discorso che vi ho detto, elaborato molto avanti nel corso del suo insegnamento dal Buddha, no? E prevede una trentina di oggetti su cui porre e fondare la consapevolezza. Sono divisi in quattro gruppi questi oggetti qui: corpo, sensazioni, mente e categorie di fenomeni. Questi sono i quattro gruppi su cui il praticante centra la propria attenzione. No? Noi qui, grosso modo, ci centriamo sul corpo, ma non è detto che osserviamo solo il corpo, perché nel cammino ci capita di osservare la piacevolezza, spiacevolezza, quindi le sensazioni, ci capita di osservare la distrazione, quindi la mente, ci capita di osservare la sonnolenza, l'agitazione, il desiderio, l'avversione, il dubbio, e questi fanno parte del quarto fondamento. Quindi, nel Satipatthana Sutta sono indicati quattro gruppi. In genere un insegnante ne sceglie uno e porta avanti quella tecnica lì, però incidentalmente capita di incontrare gli altri, che non sono l'oggetto primario della pratica. Però se si incontrano non vanno ignorati.
fanno parte dei fenomeni che accadono all'interno dell'unità mente-corpo. Quindi sono sì ostacoli, ma il Buddha stesso prevede la modalità di osservazione, prevede l'esistenza e ne stabilisce la modalità di osservazione. Ed è una modalità che praticamente ricalca le modalità precedenti, cioè così come osserva il respiro, come osserva la postura, come osserva le sensazioni, il praticante osserva gli impedimenti, praticamente con la stessa attitudine. Leggo un attimo la parte relativa al desiderio, ma vale sia per l'avversione che per la sonnolenza, che per l'agitazione, che per il dubbio. Per non leggere tutto, ma è la stessa modalità. Dunque, il Buddha, qui siamo nel quarto fondamento, quindi nel fondamento delle categorie di fenomeni, in cui sono compresi, tra l'altro, i cinque aggregati, le sei basi sensoriali, i sette fattori del risveglio e le quattro nobili verità. Quindi sono insegnamenti piuttosto raffinati. Quindi gli impedimenti fanno parte di questi fondamenti piuttosto raffinati. Bisogna osservarli sapendo che la mente, quando li osserva, ha già bisogno di una certa consapevolezza, di una certa dimestichezza con la pratica. Un conto è osservare il movimento dell'addome, lungo, corto, un conto è osservare un fenomeno mentale come l'avversione. Occorre già una certa pratica nel primo fondamento e nel secondo e nel terzo. Questi impedimenti vengono conosciuti e trattati già nei primi giorni, ma ve li porterete dietro fino all'illuminazione, perché saranno presenti nella mente praticamente per tutta la durata della pratica. Quindi se oggi li trattate e domani vi ritornano, cioè non è che vi dovete sentire scornati, perché comunque non siete illuminati, cioè non avete ancora la purificazione completa della mente, la liberazione completa dalle contaminazioni. Queste sono contaminazioni che nella vita ordinaria abbiamo sempre e che qua bisogna imparare a riconoscere e trattare. Un po' come lo smaltimento dei rifiuti, vanno presi, riconosciuti, separati, trattati, con una certa raffinatezza di mente. Quindi, vediamo un po'. E in che modo monaci, in relazione ai Dhamma, cioè ai fenomeni, dimora contemplando i Dhamma? Ecco, in relazione ai Dhamma, contempla i Dhamma dal punto di vista dei cinque impedimenti. E in che modo, in relazione ai Dhamma, dimora contemplando i Dhamma dal punto di vista dei cinque impedimenti? I Dhamma, scritto minuscolo, sono i fenomeni. Quindi, se in lui è presente il desiderio dei sensi, sa, c'è desiderio dei sensi in me. Se il desiderio dei sensi non è presente, sa, non c'è desiderio dei sensi in me. Non deve agitarsi, non deve fare niente, deve semplicemente sapere che c'è o sapere che non c'è. Questa è la consapevolezza, vi ricordate? La similitudine del faro, del guardiano del faro, sa che c'è una nave, ma si limita lì, o il passeggero del treno, sa che si sta attraversando una certa zona, e quello è. Lo sa, ma non interviene, non dice al macchinista fermati o accelera. E sa come può sorgere il desiderio dei sensi non ancora sorto, come può essere eliminato il desiderio dei sensi, e come il sorgere del desiderio dei sensi eliminato può essere prevenuto in futuro. Se vi ricordate, ieri ho parlato dello sforzo, ho accennato allo sforzo, e che è quadruplice. Quindi,
Impedire, il primo aspetto dello sforzo è impedire ad uno stato non salutare sorto di aumentare. Impedire ad uno stato non salutare che non è ancora sorto di sorgere. Ed è qui questo aspetto qua dello sforzo. Quindi se c'è, facciamo in modo che non ci sia, se non c'è, facciamo in modo che non sorga il desiderio, ma la stessa cosa vale per l'avversione, vale per l'indolenza, la pigrizia e il torpore, la stessa cosa vale per l'agitazione, che è il contrario di pigrizia e torpore, e il rimorso o preoccupazione, e la stessa cosa vale per il dubbio. Quindi sono cinque impedimenti. In realtà sono sette fattori mentali coinvolti, ma due vanno a coppie. Pigrizia e sonnolenza vanno insieme perché sorgono sempre insieme. E agitazione e rimorso, agitazione e preoccupazione anche, fanno parte di un solo gruppo perché in genere vanno insieme. All'inizio, veramente richiede un po' di impegno capire come riconoscere e come trattarli. Man mano che si va avanti, ho detto, saranno sempre presenti, ma diventerete più esperti sia nel riconoscerli che nel lasciarli andare, perché la pratica addestra proprio a questo tipo di esercizio. Riconoscere gli stati mentali, etichettarli, tornare alla sensazione corporea, e verificare poi se lo stato mentale è ancora presente oppure no. Se è ancora presente, si rifà il percorso. Questo vale per tutti gli stati mentali. Quando c'è desiderio per qualunque cosa, desiderio per il cibo, desiderio sessuale, desiderio di una passeggiata, desiderio di guardare il panorama, desiderio di un libro, di un film, qualunque desiderio va riconosciuto nel momento in cui sorge o prima possibile, etichettato, desiderio, desiderio, non è importante, desiderio per un libro, desiderio per un teatro, desiderio di una compagnia piacevole, desiderio, desiderio, e portare l'attenzione a una sensazione fisica, qualunque. Poi, quando diventerete più, qualcuno di voi lo è già, quando diventerete più esperti, allora individuerete uno schema di queste sensazioni corporee. Vedrete che più o meno ricorrono sempre allo stesso punto, nella stessa modalità. Per esempio, vi ho detto ieri, l'avversione tipicamente si manifesta con calore, bruciore quando è forte. Se c'è molta avversione, allora c'è molto bruciore. Il desiderio invece presenta con altre modalità, e così la sonnolenza la sapete tutti, cioè vi impasta la mente, cioè non capite più niente. Con la sonnolenza è come avere la melassa nel cervello, non riuscite più a vedere niente, no? Ma prima che si trasformi in melassa, il praticante esperto ne vede il sorgere. Cioè all'inizio ne siamo catturati. Po, e ci abbiocchiamo. Oppure se siamo stati previdenti, ci siamo messi contro il muro, ci appoggiamo lì, ci facciamo un pisolino. Se invece non siamo stati previdenti o non c'era più posto, Andrea, se ti capita, dobbiamo in qualche modo reagire. Io una volta ho visto un bellissimo video di novizi buddisti di 7-8 anni. C'era una marea di questi bambini di 7-8 anni, tutti vestiti da novizi in un tempio birmano. E c'era quello in prima fila che continuava a cadere per terra. E quello dietro che gli tirava il vestito per farlo. E lui a un certo punto, cioè lui continuava a tirarsi su. Ma poi a un certo punto si è girato di scatole e ha detto: basta, non tirarmi più, voglio dormire.
In Birmania sono carinissimi questi bambini qua, monaci, piccoli monaci. Sono proprio seri, si alzano alle 3 del mattino come gli altri, poi vanno alle recitazioni, tutto quanto. Però sono bambini, quindi hanno queste reazioni qua. E quello dietro rideva come un matto, perfido. Ok, quindi colpisce tutti, anche questi bambini già abbastanza esperti, insomma. Quindi alla fine riconoscerete uno schema delle sensazioni fisiche collegate a un particolare stato mentale. E questo collegamento c'è per tutti gli stati, non solo per gli impedimenti, ma anche per gli stati piacevoli. Quindi, questa raffinatezza di esame, di indagine, viene con la pratica. Una differenza qua, curiosa, è che nella Vipassana devono essere riconosciuti e indagati in questo modo. Nella Samatha, parlavo ieri dell'osservazione di un solo oggetto, vanno ignorati. Cioè, qualunque cosa nella Samatha, quella è una diversità. Qualunque cosa, si presenti alla mente che sia diverso dall'oggetto di osservazione va ignorato. Cioè la mente deve rimanere solo lì. Quindi l'atteggiamento è diverso. Invece noi di Vipassana dobbiamo avere il coraggio di andarli a indagare, perché viene la tentazione di ignorarlo. Ma non è produttivo, non funziona, la mente è comunque bloccata. Quindi superate questo. È un po' come quando c'è il dolore, che lo si vuole ignorare, finché a un certo punto diventa così forte che l'unica cosa possibile è spostare, cambiare la postura. Allo stesso modo l'impedimento ignorato ti blocca la pratica. Quindi quando sorge, non fate finta di niente. Magari a volte per vergogna, dico, oh, ma il desiderio, ma no, che vergogna, oppure il sonno, no, va indagato, non c'è nessuna vergogna, sono stati che sorgono e vanno trattati come tali, come qualunque altra cosa. Infatti non sono fallimenti personali, perché sono comuni veramente a tutti, anche agli insegnanti, finché non diventano arahant, anche voi, finché non diventerete arahant, cioè illuminati al quarto stadio, vi porterete dietro la sonnolenza, per esempio. Dunque, voi lo sapete che lo sviluppo meditativo passa per conoscenze che fino a un certo punto hanno natura ordinaria, cioè la mente ordinaria che le conosce. Da un certo punto in poi la mente si illumina, cioè non prende più come oggetto qualcosa del corpo, qualcosa della mente, prende come oggetto il Nibbana, l'incondizionato. La prima volta che accade, si ha l'entrata nella corrente, cioè il primo stadio di illuminazione. Sono quattro. Nel primo stadio di illuminazione viene sradicato il dubbio, il quinto impedimento, viene proprio sradicato. Perché il dubbio si oppone alla fede, no? Alla fiducia. C'è la fiducia che quando è presente il dubbio non c'è. Quando c'è il dubbio non c'è la fiducia, sono due opposti. Nel primo stadio di illuminazione la fede diventa così forte da diventare incrollabile, si dice. Nulla può essere messo in dubbio, cioè il percorso è verificato. Non mi si può più venire a dire che la pratica non funziona, perché ormai la mente ha visto che funziona. Quindi c'è la fiducia, non c'è il dubbio. Il dubbio viene proprio sradicato dalla mente.
così come viene sradicata la convinzione che esista un sé, che all'interno dell'unità psicofisica esista una sostanza permanente che agisca, che voglia, che controlli. Anche questo viene sradicato. Rimane il senso dell'io, nel senso che si continua a parlare in termini di io, mio, le mie cose continuano a essere le mie cose, no? Ma la convinzione ferma che esista qualcosa di permanente all'interno dell'unità psicofisica viene sradicata. Nel secondo stadio dell'illuminazione non viene sradicato nulla, nessun stato mentale, però vengono attenuati tutti quelli che rimangono. Nel terzo stadio vi è lo sradicamento dalla mente, proprio viene espulsa dalla mente la possibilità che sorgano ancora desiderio sensoriale, malevolenza e rimorso. Ma la sonnolenza ve l'accompagnate fino al quarto stadio, l'ultimo, quando poi viene sradicata anche l'ignoranza, l'agitazione, la pigrizia. Quindi la sonnolenza è proprio una cosa molto potente perché la mente si blocca. Tuttavia no, non è così forte negli illuminati e nei praticanti più esperti, proprio perché la mente già comincia a vederla sorgere. Nel momento in cui la vede sorgere, questa scompare. Perché la consapevolezza, vi ricordate, è quel guardiano alla cui vista gli stati mentali non salutari si ritraggono. Cioè è impossibile fare qualcosa di non salutare in presenza della consapevolezza. No? Quando il giudice dice consapevolmente l'imputato si addentrò nella casa per rubare, quel consapevolmente non è quel consapevolmente nostro, perché se l'imputato fosse stato veramente consapevole, non gli sarebbe manco venuto in mente di entrare, o gli sarebbe venuto in mente, ma subito avrebbe visto il cessare di quel desiderio malsano. È chiaro il concetto di consapevolezza, cioè è un fattore mentale che, quando maturo, esclude i fattori non salutari. Cioè non è possibile bere con consapevolezza, e una volta ho visto vino da meditazione. Ecco, non c'è il vino da meditazione. Perché non lo so come vuoi chiamarlo, ma non puoi bere vino se sei consapevole, perché rompi il precetto. Capito? Posso fare una domanda? Sì. Quindi lo possiamo considerare una specie di triage, cioè i pensieri vengono, quelli buoni li lasciamo andare, quelli insani Sì, ma è un triage fatto in automatico. in automatico. Sì, non interviene la volontà. Non c'è il ragionamento, questo è salutare, allora lo tengo, questo non è salutare, allora lo escludo. Con l'addestramento viene che la consapevolezza sorge e la consapevolezza è tale per cui in presenza di essa lo stato mentale non sorge, in automatico. Cioè il praticante esperto che ha una consapevolezza continua non deve più ragionare sulle cose. Da qui nasce quella serenità di mente che è così piacevole ancora più della pace. La pace è una cosa tranquilla, la serenità è quella cosa in cui non intervengono più fattori disturbanti. Sì, un triage. Un triage fatto di default. Sì. Ok. Allora, dicevo, i cinque impedimenti, desiderio sensoriale, avversione, pigrizia e torpore, agitazione e rimorso, dubbio, il Buddha li paragona a cinque stati diversi dell'acqua.
Il desiderio sensoriale viene paragonato a dell'acqua colorata, molto piacevole, molto bella a vedersi, ma se ti ci specchi non vedi il fondo o non vedi l'immagine riflessa, non vedi niente, vedi solo il piacevole. Quindi non assolve alla funzione di specchio o di trasparenza. L'avversione viene paragonata a acqua che bolle, perché quando uno è arrabbiato bolle, cioè c'è rabbia, c'è bruciore, anche lì non vedi il fondo, non vedi l'immagine riflessa, cioè non è un'acqua tranquilla in cui a seconda della visione che metti puoi vedere te o vedere il fondo. Nella rabbia non capisci più niente, i lineamenti si deformano, dici tutto quello che vuoi dire. E non ragioni sulle cose. Viregnani dice che è lo stato mentale che fa fare cose stupide, è vero. Cioè, sono cose di cui poi ci si pente, si dicono cose di cui ci si pente. Con avversione qua si intende un'ampia gamma di stati mentali. L'odio, la rabbia, la paura, la tristezza, lo scoraggiamento, il senso di colpa, il disagio, lo stress, la noia. Queste sono tutte forme di avversione, cioè forme in cui la mente respinge qualche cosa. A differenza del desiderio che vuole l'oggetto, l'avversione lo respinge. Quindi la noia. Lo sappiamo, il disagio lo sappiamo, non vogliamo stare qua, vorremmo stare là, là saremmo felici, qua invece non lo siamo, e tutto quanto. La sonnolenza viene paragonata ad un'acqua in cui ci sono delle alghe. Non puoi nuotare, non puoi fare niente nell'acqua piena di alghe, non puoi fare nulla. Non ci puoi camminare perché ti si bloccano le gambe, non puoi fare niente. L'agitazione viene paragonata a acqua mossa dal vento, anche lì la mente non è ferma e non vede né il riflesso né il fondale. E il dubbio viene paragonata ad acqua limacciosa. Fangosa. Oppure anche al perdersi nel deserto, il dubbio si continua a girare in tondo. Ma dovrei fare questo? No, voglio provare questo. No, forse la prossima volta vado da un altro insegnante, vado in un altro centro. Oppure adesso invece faccio un po' di samatha. Oppure adesso forse è meglio alzarmi e fare una passeggiata, oppure ti blocchi proprio perché sposti troppo l'attenzione. Il dubbio di fatto è l'incertezza, l'indecisione, trovarsi di fronte a due strade e non sapere quale scegliere. Stai fermo. Stai fermo lì. Ok, allora il miglior antidoto, perché ci sono degli antidoti, eh? Ci sono antidoti diretti, specifici per ciascun impedimento e antidoti generici che vanno bene per tutto. L'antidoto generico è la consapevolezza. Manco a dirlo, ok. È la consapevolezza, nel senso che quella cura tutto. Quindi quando c'è consapevolezza, l'impedimento non c'è. Se c'è, riconosciamo che c'è il prima possibile e quella è consapevolezza, etichettiamo, andiamo sulle sensazioni fisiche. L'etichetta è proprio un altro antidoto generico. Etichettiamo
Desiderio, desiderio, sonnolenza, sonnolenza, dubbio, dubbio. Ecco, il dubbio è il più pericoloso, il più infido di tutti è il dubbio, perché si traveste da saggezza. Se proprio sale in cattedra e ti fa una lezione che dura 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, su come dovresti meditare, cambiare tecnica, su come dovresti invece rivolgersi agli Hare Krishna invece che al buddismo, oppure ai Sufi piuttosto che... Cioè, capito, diventa un saggio che pontifica e che finisce nel momento in cui si alza. Cioè, la seduta finisce, finisce tutto. Boh, finito. Finita la lezione. Quindi quello è il più pericoloso. Il dubbio viene anche paragonato alla ricerca dell'acqua. Cioè uno va a cercare l'acqua, scava 2 metri qua, non trova l'acqua, ok, si sposta, ne scava due, 30 metri più in là e non trova l'acqua. Allora dice, ma qui non c'è l'acqua, mi sposto altri 40 metri. Insomma, va a fare 30 buche di 2 metri, invece di farne una da 60, in cui l'avrebbe trovata di sicuro l'acqua. Questo per dire che anche forse qualunque tecnica può andare bene. Questa o quell'altra, quasi qualunque tecnica può andare bene. Sceglietene una e approfonditela. Cioè non è realistico pensare che in un ritiro di 2 giorni, o 6 giorni, o 7 giorni, o 10 giorni, o 2 ritiri, succeda qualcosa di significativo. Bisogna un po' insistere. Ok, per tutti gli ostacoli sono validi le conversazioni con l'insegnante o con il compagno una volta che vi trovate fuori nella vita ordinaria e le buone compagnie di persone un po' concentrate, no? Cioè non si dice non andate mai in discoteca, ma passare tutte le serate in discoteca non è proficuo. Quindi divertirsi va bene, ma non prenderlo come una priorità, perché sennò gli impedimenti vanno a palla. Ok. L'importante è sapere per il momento quali sono. Allora, nel passaggio che ho letto prima del Buddha, in quel brano, il Buddha descrive 5 step. Il primo è riconoscere il desiderio quando è presente. Il desiderio o l'avversione, prima possibile. Il secondo è sapere quando è assente. Quindi, casomai ci mettete. Naturalmente, quando è assente qualunque impedimento, la mente è molto chiara, molto tranquilla, molto, molto attiva. È abbastanza raro che almeno all'inizio sia così. Qualche impedimento più o meno ci sarà quasi sempre. Non sempre, ma quasi sempre. Il terzo step è conoscere le condizioni che hanno generato la presenza o l'assenza. Tipicamente il desiderio sorge da una sensazione piacevole. E l'avversione sorge da una sensazione spiacevole. Il torpore sorge da sensazioni neutre. Quindi, per sensazione intendiamo vedana, quindi qualcosa di piacevole, spiacevole o neutro. Vedana è un fattore mentale che sorge a ogni istante. È uno di quei 7 fattori mentali che vengono chiamati universali perché
sono necessari alla coscienza per funzionare. Senza questi sette fattori, o senza uno di questi fattori, la coscienza non può fare quello che deve, cioè conoscere. Quindi vedana c'è sempre, in ogni istante c'è qualche cosa di piacevole, spiacevole o neutro. E se non sono viste, se non sono visti questi vedana, sorgono delle reazioni automatiche di volere e non volere, oppure né volere né non volere, volere in modo confuso, perché non si sa bene se è piacevole o spiacevole. Quindi in ogni istante di coscienza c'è vedana. Quando la mente non è consapevole, da questo vedana sorgono delle reazioni. E da queste reazioni non viste sorge l'impedimento. Quindi, quando noi affiniamo bene bene la mente e vediamo il sorgere di vedana, è possibile, anche se è velocissimo, eh? Miliardi in uno snap, perché sono. Quando vediamo il sorgere di quel vedana, la reazione della mente è impedita. Oppure sorge un inizio di reazione, ma talmente piccolo che la semplice presenza della consapevolezza è sufficiente a farlo cessare. Perché, sempre per il solito fatto che la consapevolezza è salutare, l'impedimento non lo è. Quindi salutare e non salutare non possono coesistere, se sorge qualcosa di salutare, il non salutare decade. Quindi, conoscere le condizioni sottostanti alla presenza o assenza degli impedimenti significa conoscere quelle sensazioni che sono sorte, sbatte una porta, sorge l'avversione. Il mio vicino di pratica respira troppo rumorosamente, sorge l'avversione. Sento il profumo dalla cucina, a mezzogiorno, meno 10, sento un desiderio di cibo, che può essere riconosciuto subito oppure che può prenderci per tutti i 10 minuti. Me ne mangio un po', anzi un po' più di un po', magari ne prendo due piatti perché ho bisogno di energia, poi mi faccio anche un frutto, perché il frutto fa bene, dà vitamine, poi speriamo che ci sia il dolce, anzi speriamo, prendo due fette, no? E lì passi i 10 minuti, 15 che ti restano, no? Se non riconosci. Se riconosci subito c'è desiderio, lo so. No, non l'etichetti neanche. L'etichetta serve nel momento in cui ha già in qualche modo preso piede, ma se tu lo vedi già non serve più. L'etichetta. Esatto. Sì. Ma poi provi. Provi tu, calibri tu la necessità. Lo vedi. Con l'esercizio viene. Avevo scritto una cosa che avevo letto da qualche parte. Allora, ci sono molte cose che possono far sorgere o cessare gli impedimenti. Le sensazioni piacevoli o spiacevoli fanno sorgere rispettivamente il desiderio e l'avversione. Si tratta di automatismi che non vengono visti in quanto la mente non è addestrata alla consapevolezza e in generale alle situazioni salutari. Cioè, praticamente qua sta dicendo che nella vita ordinaria noi siamo immersi nelle situazioni non salutari. La mente salutare nella vita ordinaria è rarissima. È rarissima, perché in genere viene coinvolta nei giochi di questi sette fattori mentali: desiderio, avversione, pigrizia, agitazione, poi
10 minuti su internet, 5 minuti allo smartphone, poi prendo un libro, poi vado al frigo, faccio un caffè, guardo dalla finestra, telefono a un amico. No? Questa è agitazione mentale allo stato brado, proprio. Noi siamo immersi in questo marasma, in questo samsara. Chissà se samsara e marasma sono anagrammi, adesso mi viene in mente. Quindi c'è un passaggio del Buddha che illustra questo aspetto qua. Bhikkhu, ciò a cui un bhikkhu pensa spesso e su cui si intrattiene, quello diventa l'inclinazione della sua mente. Se di frequente intrattiene pensieri associati al desiderio sensuale, ha abbandonato il pensiero della rinuncia per coltivare pensieri di desiderio sensuale e la sua mente inclinerà a pensieri di desiderio sensuale. E la stessa cosa vale per avversione, eccetera. Cosa ci sta dicendo qua? Ci sta dicendo che la riflessione sullo svantaggio degli impedimenti è cruciale. Cioè, ogni tanto, se riflettiamo sui danni della rabbia, o sugli svantaggi del desiderio e reciprocamente sui vantaggi della metta, della gentilezza e sui vantaggi della rinuncia, questo orienta la mente verso altri lidi. Se noi riteniamo che andare a fare shopping, andare in libreria, andare a vedere un film, andare a trovare gli amici, tutto quanto sia salutare, la mente non cambierà mai modello. Questo non significa che non si debbano andare a trovare gli amici, però ci sono delle cose che vanno prese con misura. Come ho detto prima, gli amici, le buone compagnie sono molto molto importanti. Il quarto step è sapere le condizioni che influenzano la scomparsa dell'impedimento. E qui siamo di nuovo sulla consapevolezza. L'etichetta e l'osservazione della sensazione. Scusa? Ripetere il quarto step? Sì, fa. Il quinto? Uno e quattro, fa. Il quarto. Sapere le condizioni che influenzano la scomparsa dell'impedimento. Prima abbiamo visto le condizioni che sottostanno alla presenza o assenza. Qui le condizioni che influenzano la scomparsa, perché c'è presenza e assenza, e all'interno c'è presenza con scomparsa. E il quinto è prevenire il sorgere dell'impedimento. Il prevenire il sorgere significa avere una continuità di consapevolezza. Mi focalizzo, solo abbiate pazienza 3 minuti. Una mia amica giusto qualche giorno fa mi diceva che i Dhamma Talks sono una cosa tremenda. Cioè, lei dormiva tutto, mi ha detto che dormiva per tutta l'ora, perché dopo una giornata di meditazione, arrivare al Dhamma Talk, proprio crollava. E no, non ha torto. In effetti, di un Dhamma Talk in genere si raccolgono 5-10% di informazioni, poi viene ripetuto, 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 finché a un certo punto, dopo 20-25 ritiri, si ha un certo quadro completo. Cioè. Va bene. Allora, focalizzare un attimo sul torpore. Perché è micidiale. C'è un famoso sutta in cui Mahamoggallana, che era l'allievo più importante del Buddha e primo per saggezza, no? C'era quello primo per poteri psichici, primo per saggezza, primo per gentilezza, primo per... Primo, Mahamoggallana, no, scusate, Sariputta, no, Moggallana, scusate. Moggallana non era ancora diventato un arahant e stava meditando e aveva la testa che gli ciondolava. Passa il Buddha
gli dice: Mammo Gallana, hai la testa che ciondola. Sì, ho la testa che ciondola. Allora il Buddha gli dà dei suggerimenti. Prova ad aprire gli occhi. Rivolgi lo sguardo alla luce. Oppure tirati il lobo dell'orecchia. Oppure strofinati le braccia. Oppure stai in piedi. Oppure vai a lavarti la faccia con acqua fredda o fatti una doccia. Se tutto questo non funziona, vai a dormire. Però Mahamoggallana dopo 2 o 3 giorni diventò un arahant, seguendo il consiglio del Buddha. Quindi le istruzioni sono chiare, bisogna reagire, con dolcezza. Se non abbiamo la consapevolezza necessaria per vederlo all'inizio del sorgere e la mente diventa melassa, ci sono degli accorgimenti. Un accorgimento che non è dato dal Buddha è quello di stringere i muscoli di tutto il corpo, cioè tenderli e poi lasciarli andare. A quel punto lì a volte funziona, a volte no. A me funziona molto, ve lo dico. Perché si tratta di fattori mentali, eh? Cioè qui non è che abbiamo scavato trincee tutto il giorno, da una settimana, sono fattori mentali, quindi vanno combattuti con fattori mentali, combattuti, metto sempre le virgolette, con fattori mentali. Il fattore mentale che si oppone alla sonnolenza è l'attenzione forte. Quindi se, parlo per me, se io, quando vedo il sorgere della sonnolenza e ci metto un po' di attenzione su etichetto e metto forte attenzione sul luogo in cui vedo queste vibrazioni attorno all'occhio, questo 7 volte su 10 è sufficiente, sono sufficienti per lasciarla andare, per ritornare svegli, perché l'attenzione genera energia. Un altro suggerimento del Buddha che mi sono dimenticato di dire è la camminata, la meditazione camminata, che genera energia, però non deve essere fatta in modo troppo veloce e troppo a lungo, perché sennò dalla pigrizia mentale è passata alla stanchezza fisica, che è lo stesso risultato, poi alla fin fine. Quindi, tanto avete tempo, da qui all'illuminazione, avete tutto il tempo per provare e riprovare le cose che possono andare bene e possono andare male. Io, per esempio, quella dell'attenzione ho impiegato un po' a capirlo. Perché sono fattori mentali, anche l'energia di cui parliamo qua non è fisica, è mentale. E anche la sensazione, il Vedana di cui parliamo qui è mentale, non fisico. Cioè non è la sensazione durezza, bruciore, è il piacevole, spiacevole, neutro. Avevo detto 3 minuti, ne sono passati 5, me ne dolgo. Vi auguro veramente di imparare a riconoscere questi 7 fattori mentali dannosi ma utili, utili al raffinamento della consapevolezza, di superarli per permettere alla saggezza di emergere e portarvi al Nibbana. Grazie.